Siamo qui sui laghi di Canzirri. È importante questo weekend dedicato alle aree umide Ramsar. È veramente sorprendente quello che noi riusciamo a vedere in quest'area. Devo ringraziare la città metropolitana, la direttrice della riserva Antonessa Momino, per aver abbracciato questa iniziativa, così come il sindaco metropolitano, l'assessore all'ambiente e ai rifiuti del comune di Messina, tutte le associazioni che hanno aderito. Non vorrei dimenticare alcuna sigla, però devo dire che tra le altre devo ringraziare il presidente di Lagunet, il dottore Mistri, e il direttore generale di Corila per aver dato l'alto patrocinio insieme ad Alta Sicilia e al dipartimento Chimbiofarma dell'Università di Messina, con cui l'associazione che presiede il centro di educazione ambientale ha una convinzione. Stiamo portando avanti con grande impegno e tante iniziative, questa è una di quelle, quindi ringrazio anche il professore Lomaro del dipartimento Chimbiofarma per la sensibilità dimostrata. Ripeto, qui siamo, gioca in casa la Prologo di Capo Peloro e quindi la dirigenza della Prologo, ma non vorrei dimenticare l'Architrekking, non vorrei dimenticare il CAI, l'associazione ANIS degli insegnanti di scienze e tante altre associazioni come la LIPU, come la stesso Mare Vivo. E l'appuntamento verso mezzogiorno sarà al Parco Orcinus, in cui avremo modo di ammirare le attività di Geologis, che è una startup dell'Università di Messina, con il professore Randazzo tra i promotori, che ci farà vedere come con i droni è possibile eseguire dei monitoraggi ambientali estremamente importanti e interessanti in questa realtà. Per cui, ammirando i cormorani, ammirando gli aironi cinerini, ammirando quest'area umida così importante, ma che ancor di più in questi mesi viene attenzionata anche dalla pubblica amministrazione, dal comune, per individuare eventualmente degli scarichi che possono perturbare quello che è il regime ecologico di questa nicchia così importante. Ma dobbiamo ricordare anche l'importanza di alcuni progetti su fondi europei per tentare di evitare quello che è lo sversamento di acque in questo bacino così importante. E quindi a tutti buon lavoro, buone passeggiate e a presto sui laghi di Canzirri.